Terra Nostra, la popolare rubrica televisiva del territorio italiano, è stata media partner della manifestazione Vegan Place Festival che si è tenuta a Fermo nei giorni 16, 17, 18 settembre 2016 presso il Fermo Forum di Molini Girola. 3 giorni non stop di convegni con relatori di altissimo profilo tecnico-scientifico, 3 sale messe a disposizione degli organizzatori per confermare o meglio far conoscere le problematiche e le meraviglie del mondo vegan di oggi. Molte cose sono cambiate negli ultimi decenni, una fra tutte forse quella che ha subito la più grande modificazione nel breve tempo che ci separa dalla fine del secolo precedente ad oggi. È proprio la nutrizione dell'individuo uomo, il nostro modo di preparare a tavola i cibi, il nostro modo di consumarli ed anche la trasformazione dei gusti. L'associazione Vegan Place di Fermo nelle Marche ha voluto espressamente organizzare questo evento unico nel suo genere nel centro Italia. L'associazione, fatta di semplici cittadini, vuole risvegliare tramite la creatività italiana e più specificatamente marchigiana, festeggiando la bellezza di questa ritrovata sapienza attraverso appunto il Vegan Place Festival. È una 3 giorni che inizia oggi, 16 settembre, ma proseguirà domani, sabato e domenica. Una 3 giorni intensa, fatta di informazioni molto ponderate per tutti quanti, per conoscere più da vicino che cos'è la cultura vegana. Le novità? Le novità sono i nomi altisonanti, 30 conferenze dove si alterneranno medici, nutrizionisti, biologi a raccontare che la scelta alimentare vegana non è soltanto una scelta culturale, ma è una non è soltanto una scelta, personale, ecco, bravo, ma è una scelta di carattere culturale ed etica. Novità in assoluto è anche la combinazione tra conferenze, espressione dello show cooking, quindi diverse rappresentazioni del modo di cucinare, si altereranno cucina crudista piuttosto che vegetariana, fino anche nei dolci. Poi c'è uno stand espositivo dove si altereranno diverse espressioni del mercato, che però è rigorosamente cruelty free. Si sono alternate 28 conferenze tenute da personalità medico-scientifiche, sportive e artistiche di chiara fama, tra cui l'attrice Leonora Brigliadori, la dottoressa Michela De Petris, il filosofo Diego Fusaro, lo sportivo Mirko Bergamasco, sessioni di rebirthing, costellazioni familiari, show cooking. Non sono mancati nei padiglioni preposti stand espositivi rappresentanti della cultura vegana ed olistica. E come nella migliore tradizione italiana, era presente un'area caffè, street food, ristorante e gelateria, tutti rigorosamente vegan. Perché si sappia che mangiare vegan è salutare, etico, ecologico e più gustoso che mai. Dopo l'inaugurazione del venerdì pomeriggio si è dato subito il via alle sessioni di varie conferenze, tutte partecipate e di notevole interesse. Ecco il messaggio che l'associazione Vegan Place vuole lanciare. All'apice dello sfruttamento intensivo e indiscriminato delle risorse terracque e degli assurdi abusi perpetrati a danno delle altre specie viventi attraverso allevamenti intensivi, generatori di sofferenze ed inquinanti, nonché delle esplosive nuove malattie, malamente dette del benessere, una generazione di uomini e donne si sta ridestando mossi da un solo ed unico scopo, ritornare umani, ovvero sia ritornare responsabili attraverso quella che è la consapevolezza vegana. Ad introdurre tutte le conferenze è stato Luca Pino, che oltre ad essere uno degli organizzatori, è uno studioso del mondo vegan. Incontri, degustazioni e ospiti. Il Vegan Place Festival, targata 2016, ha offerto la possibilità di conoscere la cultura vegana attraverso medici nutrizionisti di chiara fama, unitamente a squisite e salutari degustazioni cruelty free. Subito una delle prime conferenze. Nella sala A è stata ospite l'attrice Eleonora Brigliadori. Io ho parlato di antroposofia e di alimentazione, il che include la conoscenza dell'uomo. Io sono vegetariana, diciamo che mangiare senza carne aiuta l'uomo a migliorare il ricambio del proprio tessuto minerale fisico, aumenta l'aspettativa di vita, rende il corpo astrale meno offensivo, perché diciamo che nel nostro tempo
questa parte costitutiva è particolarmente sollecitata ed è quella che viene ulteriormente sollecitata con l'alimentazione carnea. Per cui ho fatto una grande introduzione, insomma abbiamo parlato 2 ore per spiegare, per inquadrare la questione. Io invito le persone ad approfondire sempre la conoscenza dell'uomo, perché così come diceva Hahnemann, che era il fondatore dell'omeopatia, che comunque è una medicina spirituale, e come è una medicina spirituale anche la nuova medicina, anche se non conosce tutto quello che l'antroposofia conosce. Allora bisogna cominciare a pensare non di curare la malattia, ma di curare l'uomo, di trovare non l'alimento per la malattia, ma l'alimento per l'uomo, per la sua costituzione. Questi sono i punti fondamentali che secondo me aprono una nuova discussione e soprattutto permettono di uscire dalle astrazioni nelle quali è caduta questa scienza, che vede solo l'effetto ultimo dei processi metabolici ma non capisce da che parte vengono. Beh, in questo caso è importante prima di tutto non essere dogmatici rispetto a questa storia delle calorie, perché già la storia delle calorie può funzionare se hai una stufa a carbone che deve fare delle calorie. Ora, l'uomo può aumentare o ridurre i propri consumi, le proprie necessità, a seconda dell'età che ha, a seconda dell'attività di pensiero o di gambe. Quindi no, non possiamo dire delle cose che ci hanno propinato, non possiamo obbligare i bambini a mangiare la carne quando la sputano. E io voglio dire, oggi ci sono arrivata a fronte di esperienze mie, ma ogni mamma che arriva allo svezzamento sa che perché il bambino mangi la carne gliela deve camuffare. E allora aspettiamo che sia il bambino nelle sue necessità a chiederla, diamogliela così com'è e cominciamo a nutrirlo con la frutta, con gli alimenti vegetali, con le pappe. C'è talmente tanto di meraviglioso in natura che veramente questa necessità della carne io non la vedo. Ancora molteplici ospiti come Rossella Sbarbati, biologa e nutrizionista, Valentino Bellucci, filosofo, Stefano Momentè, Vasco Marciadri, il senatore Lello Ciampolillo, Michela De Petris, Edi Virgili, il giocatore della nazionale italiana rugby Mirko Bergamasco, Valdo Vaccaro, Diego Fusaro, Alberto Rusciano, Luca Chiesi e molti altri interlocutori. È un bellissimo convegno, è la seconda volta che partecipo ad un'apertura di un convegno vegano e sono sempre occasioni molto, molto belle di confronto, anche di comunicazione di nuove cose, no? Perché anche la ricerca sta andando avanti, quindi stasera sono stata molto contenta anche di poter dire delle cose che magari non ho detto nelle precedenti edizioni, ad esempio questo gruppo italiano che si occupa di alimentazione vegetariana italiana, che ha fatto questa bella pubblicazione adesso, no? Sulle diete vegetariane italiane, e che ha portato degli elementi di chiarezza anche sul corretto bilanciamento delle diete. Ci sono tante, diciamo che questo è un evento molto importante, molto ben organizzato. Ci sono poi altre occasioni magari meno importanti, meno ufficiali, ma comunque il confronto deve essere sempre continuo durante tutto l'anno, perché anche dagli studi che abbiamo fatto noi in questo gruppo sul vegetarianesimo italiano sono venute fuori dei punti interrogativi su ad esempio il particolare adattamento dei vegetariani di lunga data, particolare adattamento sull'utilizzazione del ferro e dello zinco, che viene praticamente ottimizzata. Quindi come mai succede, perché succede, sono cose che ancora non sappiamo. Diciamo che è veramente una novità, perché non si è mai fatto una cosa soprattutto di questa qualità intellettuale e culturale, perché di solito il discorso vegano è sempre stato legato magari a un qualcosa di più agronomo, comunque sia alimentare. Invece in questo caso si sono mossi filosofi, nutrizionisti, giornalisti, intellettuali. Io personalmente sono stato chiamato perché ho scritto dei saggi e ho approfondito molto l'aspetto religioso legato alla spiritualità, e ho trovato che per esempio nei primi cristiani era molto diffusa la pratica vegetariana, soprattutto proprio nei primissimi movimenti e nelle prime comunità. E poi ho approfondito anche l'aspetto filosofico, dove i grandi geni dell'umanità, non solo della filosofia ma anche dell'arte, hanno sempre praticato il vegetarianesimo e quindi una scelta di non violenza. Poi
faccio anche un approfondimento orientale dove collego, visto che si parla molto oggi di yoga, e però molti non sanno che lo yoga va legato anche a una scelta alimentare di un certo tipo. Quindi io tratto questi aspetti, sono stato invitato e sono felicissimo degli organizzatori che hanno avuto questa lungimiranza. Per le Marche penso che sia un grande onore e mi auguro che si diffonda in tutta Italia una simile profondità, e quindi che non ci sia più il veganesimo come settarismo, come superficialità, come moda, cioè che c'è proprio una cultura che sta avanzando e che è da scoprire, da approfondire. Diciamo che io insegno filosofia nei licei e anche all'università, tengo dei seminari, però innanzitutto per me la filosofia è quella che tu vivi, cioè io ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie e queste persone mi hanno dato la filosofia da cuore a cuore, con l'esempio, perché al di là dei libri, al di là delle parole, quello che conta molto è l'esempio. Infatti io parlerò proprio della non violenza, cioè è importante anche che i vegani trasmettano, combattano la violenza, non con la violenza perché sarebbe un paradosso, ma con l'amore. A volte non è facile perché c'è l'indignazione, no? Verso la violenza, verso essere indifesi, però Gandhi, e parlerò molto di Gandhi, lui ci insegnava a combattere la violenza con la non violenza, e quindi io porto avanti questa esperienza di vita e invito tutti voi a provare semplicemente, aprire il cuore, diciamo. Non è facile, però penso che oggi risolveremo molti problemi aprendo il cuore a queste persone, a questi maestri come Gandhi, ma anche tanti altri, tante figure che non sono solo quelle storiche, ma ce ne sono oggi di viventi straordinarie. Quindi io vi invito a scoprire queste persone, molti li indico nei miei libri, ci sono persone come Gandhi, meno famose ma viventi, e si possono incontrare, alcune vivono anche in Italia addirittura, quindi io invito le persone, ecco, a guardarsi attorno, a non rimanere troppo confinati nel proprio orticello, cioè guardare anche al di là. Questo è molto importante secondo me, e questo festival è un'ottima, secondo me, possibilità per invitare le persone a fare questo. Quindi veramente è una bellissima cosa, molto molto importante, storica secondo me. Possiamo dire innanzitutto una cosa sola, di non credere a ciò che ci viene detto dagli altri, di non bere tutto quello che ci viene propinato dai mezzi di comunicazione, ma di pensare sempre con la nostra testa, perché i segnali ci arrivano. Questo libro, così come altri libri e le mie conferenze, sono tutti dei richiami alla consapevolezza, quindi cercare dentro di noi la risposta alle domande che ci facciamo. Saper mangiare, credere nel mangiare, quello che nessuno vuole, ma sicuramente nel star bene. Certo, nello star bene, questo libro nello specifico ci riporta al nostro essere primati, al nostro essere frugivori, al nostro mangiare il nostro cibo specie specifico, che è la frutta e i vegetali tutti. Noi potremmo mangiare anche carne, non intesa come carne di grossi animali, ma carne intesa come carne di piccoli animali e di insetti, come tutti gli altri primati, non certamente nella misura in cui viene mangiata oggi. Le raccomandazioni invece da non mangiare? Non mangiare i cibi di origine animale, soprattutto i cibi raffinati, tanto più si allontanano dal loro stato naturale. Queste sono le principali. Tra i cibi non di origine animale, soprattutto le farine e gli zuccheri raffinati. I visitatori, oltre che visitare molteplici stand espositivi, hanno potuto gustare prelibatezze varie anche dagli show cooking. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Marche e dai comuni di Fermo e Porto San Giorgio per far conoscere e diffondere la cultura vegana. Esprimo gratitudine per aver scelto Fermo per questo appuntamento. Sono inoltre contento nel vedere la città che esplora e fa conoscere percorsi nuovi, realtà esistenti, vissute e convissute da molte persone. Una nuova filosofia di cui mi fa eticamente piacere ospitare questa manifestazione, ha detto il sindaco Paolo Calcinaro. Questo è un evento particolarmente importante perché apre comunque la città, la fa conoscere, no? A un pubblico molto vasto. Poi apre anche la cultura, apre anche la mentalità della nostra città. E credo che questo sia sempre un arricchimento di una comunità, di una città, di un territorio. Quindi ringrazio veramente l'organizzazione di aver scelto Fermo e credo che il posto sia perfetto per un evento come questo.
Degustazioni enogastronomiche della migliore tradizione vegana, colorata, gustosa, quanto benevola rivoluzione alimentare, che fa parte della cultura vegana, portatrice di messaggi di carattere salutistico, di ecosostenibilità e di rispetto della natura. Dopo la relazione della dottoressa Michela De Petris, un riassunto di quello che è stato detto e quello che oggi bisogna fare. Bisogna assolutamente spostare l'alimentazione sulla scelta di cibi vegetali. Questa è l'alimentazione del futuro. I cibi di origine animale infiammano l'organismo e lo acidificano e lo rendono più propenso a sviluppare vari tipi di patologie cronico-degenerative e anche tumori. Un'alimentazione a base vegetale, vegetariana, ma ancor meglio vegana, che quindi non prevede ingredienti di origine animale, alcalinizza l'organismo e lo disinfiamma. Ormai possiamo scegliere tra tantissimi cibi a base vegetale, abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta. L'alimentazione deve essere a base vegetale, sì, ma scegliendo i cibi giusti, che vuol dire tanta verdura, frutta, cereali integrali, legumi, semi oleaginosi, noci, alghe, il tutto cucinato il meno possibile, utilizzando alimenti biologici, di stagione, di produzione locale, il più possibile vicini al loro stato naturale. Questa è l'alimentazione che ci fa star bene noi, ma anche il pianeta, perché è quella a minore impatto ambientale e quella più etica nei confronti degli animali. Questa è l'alimentazione del futuro. Ce lo auguriamo tutti. Sì, tutti quanti, subito, da partire il prima possibile e da migliorare le nostre abitudini alimentari. Sabato 17 settembre, molteplici appuntamenti a cadenza oraria, nelle varie sale, conferenza con naturopati, medici e atleti. Mentre nella sala C, l'atleta ed istruttrice Silvia D'Avanzo. Siamo con la relatrice Silvia D'Avanzo, è una bella relazione, cosa vogliamo aggiungere? Mangiate vegetale, fate attività fisica, soprattutto attività vigorosa come facciamo noi a Jesolo, la ProFighting Jesolo. E perché? Perché una dieta vegetale è il segreto fondamentale per rendere al massimo nello sport, perché il vero segreto nell'alimentazione per delle performance ottimale è avere una alimentazione in cui i processi di disintossicazione e digestione sono ridotti al minimo. E cos'è quello che non bisogna fare per lo sport? A livello di alimentazione ovviamente sarebbe bene eliminare o comunque limitare il più possibile gli alimenti di origine animale, perché purtroppo intossicano il nostro organismo, creano muco e poi ci portano ad assumere anche farmaci e la salute va a farsi benedire. Quindi una volta che la salute non c'è più, come facciamo a allenarci? È tutto rovinato. Sport e vegano si può fare tranquillamente anche ad alti livelli professionalmente? Certo che si può, si deve fare, si deve portare avanti questa scoperta, perché si è sempre pensato che senza le proteine animali dove va l'atleta, che cosa può fare, e invece no, è esattamente il contrario, affidatevi alle proteine di origine vegetale. Sala conferenza A è stata la volta della dottoressa De Petris, mentre in sala conferenza B hanno parlato della propria esperienza altri sportivi. Nella giornata di domenica 18 settembre si sono alternati Emi Rachelle, Edi Virgili. Beh, io ho cercato un attimino di far capire alle persone che erano in sala quella che è l'importanza di leggere le etichette alimentari, e non solo quello che è scritto in etichetta, ma anche quello che può essere presente in un alimento al di fuori di quello che è indicato nelle informazioni che noi abbiamo. Quindi parlando anche di pesticidi, acrilammide, quindi sostanze che possono essere contenute nella frutta, nella verdura, che in etichetta non sono dichiarate, l'acrilammide per esempio che si sviluppa nei processi di cottura. Ecco, avere un po' un chiarimento su quelli che sono gli alimenti, quello che ci può fare più bene o male. È un argomento molto vasto, spero di essere stata utile. C'è da ritornarci sicuramente, non basterà un convegno, una presentazione, ma ci vorrebbe una settimana intera, forse anche di più. Sì, purtroppo sì, assolutamente. L'argomento è tanto vasto e per essere sviscerato in modo corretto richiede veramente tanto tempo e tanta competenza anche da parte di noi operatori, e un po' quello è il limite, perché spesso e volentieri siamo molto presi dalla nostra vita quotidiana, dal lavoro, e trascuriamo un po' quello che sono le novità da un punto di vista scientifico ma anche legislativo, perché quando parliamo di etichette alimentari c'è la nuova legislazione che è in vigore da dicembre 2015.
ma soprattutto possiamo dire che chilometro zero è fondamentale. Assolutamente, io infatti ho puntato molto sul fare bene la spesa, utilizzare prodotti locali a chilometro zero e ritornare a cucinare. Lo so che sembra assurdo fare questo ragionamento, ma si cucina sempre meno, si comprano sempre più i prodotti già pronti. È fondamentale che noi ritorniamo a cucinare prodotti freschi a chilometro zero. Sala gremita per ascoltare il noto igienista Valdo Vaccaro in sala conferenza A e qualche ora più tardi il rugbista Mirko Bergamasco al padiglione stand in area C. Sono molto soddisfatto dalla qualità della gente che è venuta, oltre che c'era anche quantità ovviamente, come mi aspettavo, non è una sorpresa. Le marche, non faccio retorica, siete gente simpatica, sviluppata, quindi volevo incidere, spero di aver inciso. Le cose che vi ho detto sono tutte gocce di verità aggiornate. Tirar via, ecco, vorrei dire questo, tirate via le cause di malattia e il corpo ci pensa lui a sistemarvi. Seminate bene e raccoglierete bene, niente altro. Grazie di tutto per avermi accolto con entusiasmo, ho visto del vero entusiasmo. Insomma, questo è molto appagante, nonostante sì, mi ripaga di tutte quelle cose a cui sono sottoposto. Mirko Bergamasco, nazionale rugby, complimenti innanzitutto per quello che fai per la nazionale italiana, ma sport e uomo vegano, può andare d'accordo? Insomma, si vede, no? No, penso proprio di sì. Nel mondo vegetale puoi trovare tutte le sostanze nutritive, tutte le proteine che ha bisogno uno sportivo in generale, quindi non c'è nessun problema o nessuna cosa che può creare problemi o creare danno allo sportivo. Ovviamente bisogna farlo con cognizione, bisogna trovare il proprio equilibrio, perché ogni corpo è differente, però si può fare e bisogna avere pazienza, quella che qualche volta manca un po' in Italia, pazienza e voglia di cambiamento. Quindi se ci sono queste componenti, lo sportivo vegano non hanno normalmente nessun tipo di problema, anche perché lo sportivo deve essere paziente per arrivare alla performance, deve mentalmente essere abile al cambiamento, deve comunque essere forte mentalmente, perché sia che tu sia uno sport collettivo o individuale, l'allenamento è individuale, quindi devi veramente essere, normalmente lo sportivo tutto questo ce l'ha e quindi può trovare tutto nel mondo vegetale. Invece come si è trovato per la prima volta, credo che viene ospite nel Fermano, nelle Marche, nella terra fermana marchigiana? Molto bene, è una terra che non conosco purtroppo molto bene, ho giocato una volta ad Ascoli Piceno e conosco un amico di Pesaro, però non sono mai riuscito a conoscere. Oggi ho avuto la possibilità di farlo per 3 giorni, quindi è stupendo, le persone sono affettuosissime, mi hanno accolto veramente nei migliori di modi, quindi posso essere solo che contento e sicuramente tornerò, perché ho visto anche che è una terra fantastica e ha un sacco da dare. Il Festival Marchigiano ha visto la presenza di molti espositori del settore, show cooking di cuochi vegani. Noi della redazione di Terra Nostra abbiamo fatto un giro nel ristorante appositamente allestito. Abbiamo trovato la coppia di chef che per i 3 giorni del festival ha cucinato ininterrottamente. Allora, diciamo che innanzitutto in questi ultimi 10 anni c'è stata una crescita notevolissima di estimatori di questa cucina vegana vegetariana. Oggi sempre più italiani, ma anche turisti, chiedono questa cucina, tant'è che noi facciamo per esempio come scuola di formazione anche dei corsi per aiuto cuochi di ristoranti normali per imparare la cucina vegana anche in ristoranti non vegani. Chiaramente occorre una serietà, nel senso che chi fa questa scelta conosce bene cosa è giusto e cosa non è giusto. Quindi da parte dell'operatore commerciale, ristoratore, occorre fare una qualifica della sua attività anche in questo campo. Diciamo che poi inoltre nella nostra cultura tradizionale la cucina vegana ne è gran fondamento. La più semplice, la pasta aglio, olio e peperoncino, poi voglio dire le verdure, i fagioli, i ceci, fanno parte del nostro DNA.
Quindi non è che si sta parlando di una cucina strana, straniera, è una riscoperta delle vostre origini. Molti lo fanno per motivi etici, alcuni lo fanno per motivi di salute, comunque è un mondo da scoprire. Questo festival Vegan Place è un'offerta a 360 gradi per far conoscere tutte le varie sfaccettature di cui nessuno è obbligato a seguire il percorso, ma tutti possono apprendere cose nuove per arricchire il proprio. La dieta mediterranea fondamentalmente è vegana all'80-90%. Poi i miei nonni mi raccontava che durante le feste si mangiava un pezzettino di carne, quando c'era un po' di formaggio, ma stop. Quindi non stiamo parlando di cose strane, stiamo dicendo che quella dieta dei nostri nonni è una dieta salutare, gustosa, buona, per crescere ultimamente persone di tutta l'età, dai bambini fino agli anziani senza serenità. Occorre però scoprire come farla. Se uno non sa, evidentemente poi anche i piatti sono di scarsa qualità. Noi abbiamo un'esperienza, mia moglie e io, di oltre 30 anni di questo percorso, per cui nel nostro ristorante facciamo un'offerta che è qualitativamente gustosa per tutti, vegani o meno. Anche l'occasionale è molto contento di quello che mangia, come anche in queste prime giornate anche qui. Qual è il piatto per eccellenza più richiesto? Sono tanti i piatti che piacciono molto. Chiaramente noi siamo italiani e come italiani la pasta è il piatto che più attira. Per esempio noi abbiamo rivisto anche molto prima, comunque con i recenti fatti tragici di Amatrice, noi stiamo proponendo ormai da anni, e in questa occasione ancora di più, la matriciana vegana, dove al posto della carne, della pancetta, usiamo il seitan, che è un prodotto fatto a base di grano, che facciamo noi e che mia moglie è particolarmente brava nella preparazione proprio dalla farina. Poi abbiamo dei piatti gustosissimi, che appunto la carbonara vegana, poi ci sono tantissimi piatti che vanno tutti scoperti con un'ottica nuova. Non si vuole copiare la visione classica, si vuole fare un percorso giocoso, scherzoso, dove il richiamo del nome non sottintende comunque la voglia di scopiazzare, ma soltanto una scoperta nuova di piatti nuovi con ingredienti che fanno parte del nostro territorio, della nostra tradizione. Oggi abbiamo fatto uno strudel di verdure mediterranee, tipo melanzane, patate, carote, con una pasta frolla, senza uovo, senza burro, però con l'olio, la farina, ed è piaciuta, sembra che è piaciuta molto. Ah, e la curcuma come spezia. E poi abbiamo proposto le polpettine di patate aromatizzate e gratinate a forno e un risotto con porri, zucca e mandorle, molto buono, con riso integrale, e un'insalata di ceci, sempre con verdure di stagione, con sedano, carote, pomodorini, prezzemolo e aceto di mele. E poi in altra preparazione abbiamo fatto gli spiedini di verdura, sempre verdura di stagione, il tofu, che il tofu è sempre una proteina che sostituisce diciamo così le proteine animali, come i ceci, una proteina vegetale che apporta sempre proteine al posto dei, diciamo così, delle proteine animali. Poi in prossimi giorni faremo il seitan, che è sempre un'altra preparazione di proteine, verdure a forno, insalata russa vegana e tante altre preparazioni, insomma, che sicuramente piaceranno nei prossimi giorni. Degustazioni degli street food vegani, per cui panini, hot dog e burger preparati con i migliori prodotti biologici. Presente anche un'azienda che produce gelati vegan.
che anche noi nel mondo della gelateria, noi artigiani, noi imprenditori, crediamo in questo mondo vegano e abbiamo deciso di aprire, come dicevo prima, questo tipo di gelato abbraccia un po' tutti quanti. Va dal vegano al celiaco, all'intollerante al latte e usando il fruttosio come dolcificante può andar bene anche per chi è diabetico. Per cui questo gelato, diciamo, è diventato vegano per caso, ma noi ci crediamo in questa cosa e abbiamo fatto un laboratorio a parte. I prodotti sono tutti quanti made in Italy. Dovrebbe essere, se non vado errato, una delle prime gelaterie in Italia, diciamo così, aperta in questa maniera così estremista, diciamo. Perché nel nostro punto vendita non puoi star male se hai qualche problema, perché acqua, inulina, fruttosio e questi tipi di prodotti qui, tutti rigorosamente made in Italy, non danno nessun problema. Per cui per gli intolleranti, per i vegani, per i celiaci possono andar bene. Presente anche un'azienda calzaturiera che si è affacciata per la prima volta nel settore vegano. Ha portato in esposizione vari modelli di calzature. Mancava una scarpa vegana accessibile a tutti. Una scarpa che, oltre ad essere comoda e, diciamo, alla moda, colorata, viva, fosse anche accessibile, ecco, quindi ad un prezzo abbordabile anche a chi non ha da spendere 250 o 300 euro per una scarpa. A volte purtroppo si trovano scarpe vegane che hanno dei prezzi esorbitanti. Abbiamo avuto la possibilità di provarci e sembra che ci stiamo riuscendo. Stiamo portando quindi sul mercato una scarpa che è, diciamo, che ha un prezzo buono. È una scarpa di qualità, è totalmente made in Italy, i materiali, la realizzazione, la manodopera sono tutti italiani e per noi questo è importante. Nel nostro territorio principalmente, perché è qui che nasce la scarpa, quindi è stata una bella sfida nelle Marche realizzare una scarpa vegana laddove nasce, viene creata da decenni con pelli, quindi questa è sicuramente stata una bella sfida. Ci stiamo riuscendo, all'inizio abbiamo incontrato un po' di difficoltà, però siamo fortunate, siamo affiancate comunque da persone che sono anni che chiaramente sono nel settore e fanno questo mestiere con passione e hanno, devo dire, accettato di buon grado la nostra proposta, la nostra idea e insieme abbiamo fatto, secondo me, un prodotto buonissimo. Chiaramente non ci fermiamo qui. Allora, Sabrina, perché questa esperienza per te, hai voluto far parte di questa festival, una novità nel territorio marchigiano, possiamo chiamarlo, ma forse del centro Italia? Perché sono una grande sostenitrice, in quanto sono 20 anni che mi nutro così, cioè io sono vegan e quindi ho voluto essere presente a tutti i costi proprio perché ci credo, al di là di quello che è poi la mia professione, e quindi sia come sponsor sia come esperienza personale oggi sono qui a rappresentare entrambe le realtà. Vegan non è una parolaccia, ma è un modo di vivere nel mondo di oggi, soprattutto nella natura. Sì, è un vivere etico, noi diciamo, nel senso che nel rispetto del mondo animale, quindi noi non ci nutriamo di alimenti, qualsiasi essi siano, derivanti appunto da animali. Io ringrazio l'organizzazione che ha permesso e che ci ha invitato a partecipare. Quindi io in particolare Luca Pino, perché con lui ho avuto, diciamo, il rapporto di collaborazione, ma so che tutti sono stati bravissimi, hanno fatto veramente un bel lavoro, quindi un grande in bocca al lupo da parte di tutto lo staff Natura Sì per questa manifestazione. E poi ancora lezioni di panificazione naturale, lezioni di respirazione e spettacoli teatrali, tutto curato dall'associazione culturale Vegan Place. Alla fine dei tre giorni non stop, stanchi ma soddisfatti di come hanno reagito gli ospiti intervenuti. Il pubblico è arrivato anche da fuori regione. Noi abbiamo sentito uno degli organizzatori, il portavoce Luca Pino. Bellissimi tre giorni, tantissima gente, siamo, come puoi vedere, stanchi ma felicissimi e fieri di averlo fatto. Grazie alla comunità fermana che ha apprezzato questo impegno, portiamo a casa un bellissimo risultato. Abbiamo visto 30 convegni, possiamo chiamarli sotto questo aspetto,
sempre gremiti. Assolutamente sì, anche perché la cosa bellissima che si è verificata è che 30 conferenze toccavano la questione alimentare da punti diversi, 30 osservazioni diverse, ma tutti con profonda applicazione scientifica, nozionistica e soprattutto in una narrazione che affascinasse le persone affinché ognuno dei visitatori prendesse quello che più ritenesse piacevole da portare a casa, e credo che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Ovviamente io parlo a nome di un'associazione, sono semplicemente il frontman, ma siamo diverse persone, tutti quanti appassionati e tutti quanti innamorati di questo territorio, perché nel divulgare il messaggio vegano c'è soltanto una volontà: riappropriarci dell'autonomia di scelta e ritornare ad acquisire quegli stili comportamentali alimentari che erano già nostri e che negli ultimi tempi abbiamo un po' smarrito. Ma la gente è venuta qui numerosa proprio perché aveva già dentro il seme di questa novità. Un'esperienza da ripetere sicuramente, ma abbiamo visto anche persone arrivate da fuori regione. Sì, ci hanno ringraziato tantissime persone, perché la persona più lontana veniva dalla Calabria, ma anche da Livorno. Cioè, guarda, sono felicissimo perché tanta distanza da colmarsi per vedere un parterre di protagonisti così unici e tutti insieme poi è unico in Italia. Posso dire che la marca, e Fermo in particolare, ha ospitato il più importante festival vegano d'Italia. Si ricomincia a lavorare sin da tra 3 giorni, appena smaltita la fatica ci siamo, si ricomincia a preparare l'edizione 2017. Sì, molti relatori ci hanno già chiesto quando si farà la prossima edizione, siamo stanchi per il momento quindi riflettiamo un po', però sì, ovviamente abbiamo già in serbo qualche sorpresa che però ovviamente a tempo debito sarà svelata, ma sì, si farà il prossimo anno, assolutamente sì. L'ultima domanda doverosa, i ringraziamenti. Sono tanti, tanti da ringraziare, in particolar modo voglio ringraziare la proprietà del Fermo Forum che ci ha concesso grande fiducia per un evento numero zero e ha creduto con noi nell'importanza di divulgare un'informazione comunque, sebbene in crescita esponenziale, comunque nuova rispetto all'ordinario, una struttura che ricordiamo ospita anche tipicità. E un grazie particolare anche al sindaco del comune di Fermo, perché davvero a volte i politici sembrano dover rappresentare la collettiva, per cui anche in maniera un po' stridente appoggiano qualche iniziativa. Le sue parole invece sono state sincere e schiette. Oggi, l'ultimo giorno, ci è venuto a trovare, abbiamo fatto un giro insieme e siamo contenti di questo. Un ringraziamento particolare ovviamente va alla collettività tutta, perché ci ha seguiti, ci ha dato fiducia e spero, ma sono convinto che sia andata così, che abbiano tratto il meglio di questa esperienza. Sicuramente un evento da ripetere il prossimo anno. Già tra qualche giorno si inizierà a pensare al Vegan Place Festival 2017.